è sempre tu. Ne fermati un momento, dimmi dove sei. Io vado contro vento e so che non più te. Ne prendi un po' di pane, e tu mi hai fatto male. Ne prendi anche la frutta, tu mani da casi fru. Ma tu musica, musica, indietro di sei. Eccoci qua, buonasera e benvenuti ad un altro appuntamento di Free Box. Quest'oggi avremo un artista tutto tondo, un'attrice, modella, produttrice, regista oltreoceano. Ha studiato alla Sapienza di Roma, ha lavorato con tanti e tanti registi importanti. Adesso faremo un excursus nella sua vita e della sua vita, e soprattutto non voglio farla attendere perché qui on screen with us from Los Angeles, special guest for us, the artist Giulia Lupetti. Eccoti, ciao Giulia, benvenuta. Ciao, grazie mille James, grazie per questa intervista, grazie per ospitarmi oggi nel tuo programma, e eccoci qui direttamente da Los Angeles. Che bello, ti ringrazio. È quello che io dico sempre, oggi andremo a passeggio lungo la storia della tua vita, lungo le tue esperienze, ma soprattutto la tua tenacia, quello che ti ha contraddistinto e che ti contraddistingue, perché a camere spente mi hai raccontato molti aneddoti che ti hanno portato a vivere lì dove sei e come attrice, perché tu hai detto la frase è sempre smentiscimi, correggimi, perché la mente ad una certa età fa brutti scherzi, però mi hai detto io sto facendo quello che mi ero messo in testa. Io questo volevo e questo sono riuscito e sono riuscita a realizzare. Sbaglio? No, assolutamente sì. Diciamo che venire a vivere in America è un sogno che ho fin da quando avevo 4 anni, cioè, da quando ho memoria io volevo venire in America, volevo venire a Los Angeles, e anche senza aver mai visto l'America o Los Angeles, forse nemmeno sapevo dove si trovasse, anzi non lo sapevo dove si trovasse, e quindi quello è stato sempre un mio istinto. Poi comunque l'arte, la musica, la recitazione sono sempre stati una passione per me fin da piccola, quindi diciamo che è stato un percorso che poi è stato abbastanza naturale, anche se come tutti i percorsi ha avuto gli ostacoli, insomma ovviamente trasferirmi definitivamente in un'altra nazione, continente, in un'altra città, non è stata una cosa semplicissima, ovviamente non è stato nemmeno una cosa di una settimana, ci è voluto il suo tempo, però ne è valsa la pena, perché qua sono riuscita a riscoprire insomma me stessa e sento che sono nel posto dove volevo essere, ecco. Bene. Allora, con te voglio iniziare a salutare tutte le persone che si metteranno in contatto e già stanno iniziando a scriverci, e piano piano poi ti passo qualche messaggio che ci stanno guardando, ed è molto importante. Alessandro Lechner, il figlio di Bombolo, che ha lavorato con Thomas Milliam, grande a tu. Pensa che, ciao Alessandro, ciao Alessandro. E tanti altri, l'Associazione Vittime Riunite, che vedi, poi ti riguarderà, perché tu prerogi tante cause, soprattutto quella del contro la violenza sulle donne, l'LGBT, tante altre. Abbiamo il presidente Angelo Bertoglio che è connesso qui con noi, Stefania Di Maso e Ziani e tanti altri che piano piano
salutiamo e già si stanno connettendo. Noi siamo adesso proprio live, oltre che sul contenitore su YouTube, ma abbiamo switchato anche sulla pagina Italiani a Los Angeles. Perciò magari qualche tuo vicino ti sta guardando. Un vicino di casa, sì. Così vicino di caffè. Bravissima, ecco quello che ti volevo dire. La mia si è rotta. Bravissima, allora io vorrei dire questa tua bellissima abitudine. Io ho iniziato a seguirti, vabbè, poi dopo l'excursus, ma soprattutto amo, I love you for your coffee, for your breakfast. Esatto. Quando quel tuo wake up, il tuo alzarti la mattina e vedere un'italiana a Los Angeles, romana, che si fa la bella moca e fa le sue storie on Instagram. È vero, Giulia, quanto è bello bere il caffè. L'odore del caffè. Il caffè è un appuntamento obbligatorio, anche perché le persone che mi seguono hanno visto tutte le vicissitudini con la moca, soprattutto quando si è sciolto il manico, è stato veramente un colpo al cuore. E quindi questo dimostra, insomma, io non so se c'è qualcuno della Bialetti o della Lavazza con cui posso parlare. Possiamo, infatti, allora io direi, facciamo questo momento di pubblicità, questo momento di market, di branding. No, giustamente. Lo chiedo perché comunque alla fine... Per i ricambi. Tutti manici, capito? Quindi cioè, non mi sembra una cosa carina. Allora io vorrei dire però... no, più che altro è ragionissima anche fare una spedizione anche aiutiamoci, ecco un'italiana all'estero, aiutiamola a mantenere le proprie tradizioni, come diceva il buon Pino Daniele, anche che te ami Napoli, bello svegliarsi la mattina con l'odore del caffè per tutta casa, con l'odore del caffè che ti inebria, perché il caffè, come ricordiamo, si inizia ad inalare e poi ad assaporare. Decisamente. Quindi, tesoro, allora, vorrei con te fare... Ho fatto la presentazione in pompa magna di te, perché io ti voglio definire un artista a tutto tondo, a 360. Una ragazza che è partita dagli studi alla Sapienza, poi si è passata a Scienze della Comunicazione, poi il Conservatorio di Santa Cecilia, l'Acto Studio. Hai lavorato con tantissimi registi di un certo calibro, che ricordiamo che hanno diretto, faccio anche i nomi di chi hanno diretto, Tom Cruise, Ben Stiller, ci siamo ritrovati sullo stesso set, ma non ci siamo incontrati. Viva l'Italia! Grandissimo, viva l'Italia con Fausto Brizzi, ma non ultimo, ti sei anche messa dietro la macchina da presa e hai avuto anche molte nomination e premi, perché vogliamo dirlo, anche perché quella donna lì di fianco a me, adesso lascio un po' la camera a lei così ve la godete, è anche Miss Bellezza Italiana nel mondo. Vogliamo fare un excursus soprattutto? Ok. La Giulia bambina cosa voleva fare? Allora, la Giulia bambina, io suonavo il piano da piccola, ho iniziato a suonare il piano quando ero molto piccola e lo strumento musicale era una cosa che soprattutto che nella mia famiglia nessuno praticava nessuno strumento e io subito con la tastiera prima, poi ci ho voluto un po' per convincere insomma i miei a farmi prima, avere il piano, ma prima ho iniziato a studiare pianoforte, quindi Giulia bambina voleva fare cantante, pianista e attrice allo stesso tempo, e poi volevo salvare gli animali perché gli animali sono una delle mie più grandi passioni, quindi io volevo fare tutto questo insieme e anche il cardiochirurgo. Poi a un certo punto si è messa questa cosa che oltre a queste passioni devo fare anche il cardiochirurgo, quindi diciamo che in generale comunque quello che amavo fare era sempre relativo all'arte e aiutare le persone e quindi in un ambiente come l'Italia non era facile pensare al fatto di diventare un artista, perché tutti non lo prendevano come una cosa seria, soprattutto vedevo un sacco di quando esprimevo il mio desiderio di fare musica, di fare arte, erano tutti molto vabbè, ma vedi che non è una cosa facile, ma non ti fare questi sogni perché poi soffri. E quindi nel mio cercare insomma una cosa, dico, come no, io non voglio soffrire, io ho pensato che per aiutare gli altri potevo fare il dottore a quel punto, perché volevo fare entrambe le cose, però sembrava che insomma fosse un po' inutile fare l'artista, invece poi per fortuna ho capito che non era tutto vero quello che mi veniva detto e quindi ho preso un'altra strada. Ma ho fatto però c'hai avuto... medicina.
Quello, però quello che vedo è che nel tuo excursus di vita è sempre donarsi agli altri per onorare cause, ma soprattutto sei una ragazza molto, molto, a parte socievole, ma che ti presti e aiuti le altre persone, oltre ad essere umilissima. E quando ci siamo parlati, perché te tocca davvero anche dei grandi carpet, da Cannes, sei stata in giro sui vari carpet. E quando si parlava oggi sono entrato in una room e dopo parleremo anche di Clubhouse e tanti altri amici che si stanno unendo a noi, anche un'amica comune. Salutiamo la Lida che Ciao ci sta Elvira. seguendo, Francesco Casillo e tante tante altre persone che sono adesso connessi con noi. Entravo in una room oggi, VIP, non i VIP, chi si parla di VIP? Li fanno diventare, si diventa, e uso anche qui una frase di una persona, di un artista, attore che non c'è più, diceva: il successo non è altro che una cassa amplificatoria. Se sei umile diventi umilissimo, se sei scemo rimani scemissimo e ancora di più. Io invece voglio sempre dire con te, e soprattutto con te, un po' estrapolare, un po' passeggiare. Io faccio sempre degli sliding doors. Abbiamo detto, volevi fare alla cura anche del prossimo, diciamo, di quello che poteva essere il cardiochirurgo animali, perché tu hai anche, non voglio chiamarli animali, ma dei compagni di vita, che è un cane, due, quanti ne hai? Allora, no, Ecco, parlaci un po', ecco. vabbè, no, io ho un cane e due gatti, però in realtà qui a Los Angeles, prima in Italia, volevo lavorare, cioè volevo creare una fondazione per gli animali, poi sono partita per l'America e quindi non ho potuto approfondire quel discorso, quindi quando sono venuta qui ho iniziato a collaborare con lo shelter, che è il canile, diciamo, qui in America, che però è tutto diverso rispetto all'Italia e come viene visto il canile. Quindi lo chiamo canile, ma non è proprio un canile come lo intendiamo noi. E quindi, insomma, aiuto gli animali, faccio la foster, quindi, cioè, a casa mia sono sempre pieno di animali. Infatti oggi abbiamo tre cani, quindi se finite a abbaiare, cioè, non fa Siamo niente. tranquilli, nessuno ti sta No. azzannando, ma Sì, vogliono prendere voce anche loro. sì. Sì. Sono tanti, tanti ancora i messaggi che ti arrivano, poi te li passerò, poi li facciamo scorrere Ok. perché è bello, perché eccolo qua, ecco, Uno ecco. dei tanti che sta già Uno entrando per casa oggi. dei Ehi! tanti. Ecco, adesso lo facciamo arrivare. Però con te abbiamo detto i genitori sono sempre quel punto cruciale che spesso non sanno, cioè che il posto fisso, io chi sento di collega, attore, attrice o artista 360 con la mentalità dei genitori di una volta, ma poi che lavoro fai? Quando poi però vedi, ho già l'espressione tua, poi quando ti chiedo, ma che lavoro è? Che lavoro fai? Che sarà mai? No. E prego, a te la parola, prego. Beh, tu considera che io ho dovuto combattere per fare tutto quello che volevo fare in tutti i modi possibili e immaginabili. Ho iniziato come modella e per fare la modella ho dovuto incastrare i miei genitori mentendo spudoratamente che avrei fatto un corso di portamento che mi serviva per gli esami all'università. Come se mi... Vabbè, ero così fantasiosa, non so, C'era l'inventavo di un tutte. master così che. Sì, no, l'inventavo di tutte finché non mi sono ritrovata, capito? Poi dopo a fare la spirata di chiamattiolo, qua e là, e poi insomma l'ho incastrati così, ma non è che erano contenti, figuriamoci. E poi ho fatto il test di medicina perché ormai avevo detto che volevo fare il cardiochirurgo e loro non avevano sentito altro che quello, quindi volevano il medico in famiglia, no? Come si suol dire. Quindi ho fatto questo test di medicina, entro a medicina a Tor Vergata, ma non lo dico a nessuno e lascio il posto a qualcun altro perché non volevo assolutamente fare medicina e quindi ho fatto scienza della comunicazione e l'ho detto a mio padre e a mia zia mostrando il certificato che ero entrata, eccetera, eccetera, un anno dopo, però sul momento ho mentito a tutti, ho detto no, non sono passata, infatti perché non hai studiato, perché qua andavi in giro la sera, non so. Va bene, prendo pure questo. Insomma, sì. A proposito di moda, io vorrei adesso vedere con te un video perché te hai prestato il tuo bellissimo viso, la tua presenza per diversi brand. Vado prima con uno e poi con altri che
che piano piano, non ti preoccupare tanto, quando parte il video si muta da solo. No, 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 si muta da solo, tranquilla. Adesso lo vediamo. Eccoci tornati, ecco, ci siamo? Ci sei Giulia? Sì, ho visto improvvisamente, eccoci tornati, ci siamo, eccoci qua. Ah, stanno partendo cuori a manetta, ci stanno scrivendo, adesso te lo voglio passare, adesso parleremo anche del video che appena è passato e voglio scorrere con te piano piano i saluti che ti dicevo. Ci scrive Angelo, grande, grande il tuo contenitore, un abbraccio a te. E un saluto a Giulia, Salvatore Mazzella, che lo ringrazierò a vita, un caro amico fraterno, che la sigla iniziale ormai ho fatto mia ed è sempre presente con noi, musica musica, che lui è nato con la dote di avere la voce di Pino Daniele, ha questa diciamo dote. Poi c'è la nostra amica Alida, ciao, che con lei abbiamo condiviso una room proprio poco. Altro saluto, Gabriella Giorgelli, ritornando all'Ekner che prima ci seguiva, Gabriella che segue da sempre anche le nostre dirette, lei è un grande volto italiano, la signora donna italiana attrice, perché lei ha lavorato con i più grandi, e ieri o l'altro ieri eravamo a telefono, e Gabriella mi può scrivere, con Marcello Mastroianni, lei è stata nei film di Thomas Milia, Bombo e tanti tanti altri, le vere attrici, infatti ti ha scritto e ti fa... bella persona, complimenti. Poi abbiamo Aurelia che ci scrive, buonasera a tutti. Tanto, tanto l'affetto che già il pubblico ci fa e ci riconosce. Questo è una domanda che ti voglio fare a proposito della differenza che si può notare di un attore in Italia e di un attore lì all'estero. Sfatiamo il mito che lo teniamo che qui in Italia si atteggiano ma poco concretizzano, in America puoi trovarti anche per strada al supermarket un attorone di nome, soprattutto dove abiti te, è semplice, tranquillo, vive la vita di tutti i giorni, magari qui si mettono anche la scorta o meno, a te la parola. No, assolutamente, è proprio così come dici tu, insomma, io noto che qui comunque io ho conosciuto tanti di questi attori molto famosi, tra Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire, vabbè, alcuni per lavoro, quindi un po' diversi, però Owen Wilson, Jamie Foxx, insomma, diciamo che qua li conosci praticamente tutti, e devo dire che la differenza è netta, nel senso in Italia le persone hanno, gli attori hanno questa tendenza un po' penso sia dovuta all'insicurezza forse, sicuramente a fare un po' la star di turno, a darsi molte arie e comunque trattare gli altri un po' dall'alto verso il basso, soprattutto sui set, quando non hai, cioè quando hanno dei ruoli, loro comunque cercano di mantenere sempre le distanze. Questo mi è capitato in Italia. Qui con gli attori che comunque hanno vinto Oscar, che insomma, diciamo che hanno fatto la storia, e sono i primi che vengono, chiacchierano, ti trattano subito alla pari, subito yeah, ma qui c'è proprio un rapporto molto diverso, sono subito molto rispettosi, non fanno questione di io ho vinto l'Oscar, tu chi sei, da dove vieni, ciao, non sono molto umili, sono alla mano, sono simpatici, niente scorte, niente bodyguard, non hanno paura di essere assaliti perché nessuno li assale, infatti apprezzano il fatto di avere persone che li seguono, perché grazie alle persone che li seguono loro continuano a lavorare.
e quindi certo. hanno molto rispetto e apprezzamento per le persone e per i fan, no? Quindi cioè, in Italia no, in Italia io ho visto veramente tanto tanto atteggiarsi sempre e comunque, anche quando vengono qui pensano di essere non so chi e quindi vengono sempre molto mortificati poi in realtà, perché ecco, all'americano in generale questo atteggiamento che uno ha di, come dire, altezzoso non piace proprio. Se tu ti proponi in America con quell'atteggiamento, loro è lì che proprio ti fanno fuori subito, perché non gli piace questo tipo di mood, perché sono molto diversi su questo punto di vista soprattutto. La cosa principale mi fa venire in mente di un attore italiano che è venuto all'estero e poi l'ha anche scritto, l'ha anche dichiarato sui rotocalchi, che era venuto lì convinto di spaccare il mondo, è tornato con la coda fra le gambe, Raul Bova, perché ha detto io non sapendo parlare bene la lingua, in più non sapevo come, cioè i miei soldi erano tra acting coach, non riuscivo, non si è mai riuscito ad inserire, ha detto torno a fare il bello che nuota in Italia, ma non per criticare lui, ma proprio perché travallare quello che stai dicendo te adesso, perché io penso che la star sia star quando io darei delle stellette per umiltà, per capacità, più che per oggi purtroppo in Italia si sta vivendo una situazione molto diversa, anche il tuo ufficio stampa e ti deve rappresentare, vuole essere VIP prima di te. Cioè, si atteggia, si fa foto, dice guarda, io sono figo, che sono ufficio stampa. Cioè, si crea più il pubblico che più non sai far nulla, meno sei capace, e io dico sempre, è una collocazione certa, l'opinionista televisivo. Andando avanti, facendo sempre un excursus indietro, invece, la Giulia a scuola, le superiori, partiamo dalle superiori, era una Giulia che partecipava ai corsi, perché noi siamo partiti Secchiona. All'università. Secchiona, wow! Secchiona. Ecco. Secchiona, studiavo e basta, nemmeno uscivo, cioè non uscivo, vabbè, avevo amiche così, però ci vediamo per studiare. Molto molto secchio, io ero la classica secchiona, che ti voglio dire, non andavo fuori a ricreazione, non fumavo, non bevevo, non facevo niente di quello, non facevo sega a scuola. Allora, però allora cosa rimpiangi di quei tempi, invece cosa ti porti oggi? Cioè, non è che voglio dire oggi ti sei scatenata, dai. Voglio che lo dica te, non io. Cioè, nel senso hai capito che quello era il periodo degli studi, poi ci sono i vari passaggi di vita. Io ho visto anche un'altra tua intervista, che eri lì proprio alla Largo Marcello Mastroianni, alla Casa del Cinema. Ho seguito quell'intervista dove ti raccontavi un attimino, e proprio te porti fermamente avanti proprio queste differenze che si possono avere. Della cosa ti manca di quei periodi e cosa ti porti dentro della tua Roma? Adesso diventiamo un po' sentimentali. Beh, Roma è nel cuore per sempre, cioè, non c'è, cioè, Roma è un pezzo di me, l'Italia è un pezzo di me, perché io amo Roma, amo Napoli, amo la Puglia, amo il Nord, amo Modena, amo tutta l'Italia, quindi però Roma, insomma, è un pezzo di cuore, dai, non c'è niente che mi può separare dalla mia città natale, poi, e dalla mia patria. Porto dentro di me la spensieratezza di oddio, che non è che ho mai avuto molta spensieratezza poi nella mia vita, però insomma quel un po', sai, essere un po' più così sul momento della giovinezza, nel divertirsi, nel comunque prendere le cose meno seriamente a volte, quindi meno con l'ansia di quello che poteva essere dopo. Di Roma, il divertimento, comunque, cioè, tutte le esperienze che ho fatto io non rinnego niente, perché è stato tutto importante, è stato tutto un tassello, un piccolo, che mi ha portato fino a qui, quindi se non ci fosse stato quel pezzettino del puzzle adesso non ci farebbe questa parte che sono adesso e poi
che quello che diventerò, insomma. Però non mi manca in realtà, perché l'ho vissuto appieno e penso che quando vivi qualcosa appieno non hai rimpianti, non hai rimorsi e dunque non ti manca poi alla fine, perché secondo me ti manca qualcosa quando in realtà pensi di non averla vissuta in pieno e abbastanza, o che avresti fatto di più, avresti voluto di più, se ti manca una persona, se ti manca qualcosa, un posto, no? Io ho dato tutto quello che avevo, non so come dire, nel senso, ero presente. No, è chiaro. Cuore, quindi non, sì, magari sai, uno fa delle cose che poi dici, ma forse avrei evitato adesso. Ma l'ho fatto, è andata bene come è andata, insomma, quindi no, io non mi manca, non perché non la amo, ma perché non ho niente da rimpiangere. Questo ti fa onore, sei una delle poche che ho intervistato, che ho fatto una bella chiacchierata, perché io dico sempre che to speech, chiacchierare, confrontarsi, siamo nel contenitore delle emozioni, emozionarci, emozionando anche gli altri e facendo sempre questa passeggiata. Ed è, sei una delle poche persone, ribadisco, che mi dice... Che bello, io voglio stare in America, mi piace quello che sto facendo, ho ricompenso ciò che è stato, però oggi la mia vita è qui e questa è una grande cosa, perché i sacrifici, vedi, mi piace anche con delicatezza quello che tu affronti e come lo affronti con la tua mentalità e con la tua forza, perché tutti abbiamo avuto degli excursus passati, tutti sappiamo da dove veniamo, non lo rinneghiamo, ma è sempre, tomorrow is another day, è sempre un altro giorno, lo viviamo appieno e facendo uno slide doors da un passaggio all'altro ritorniamo e abbiamo appena visto il video dove tu piano stai al pianoforte e lì ritornano e ci vuoi raccontare un po' di quella pubblicità, di quello lì, non ti preoccupare. Quale? Chi è dei due? Chi è? Sono tre, quindi ecco, poi vi ripresento, insomma. Va bene, va bene. Che sono molto bravo, quindi. Allora, ci vuoi raccontare un po' di quella pubblicità, il brand, come esperienza, a che esperienza eri? E poi ti chiederò anche se ci presenti un po' quel tipo di lavoro che hai fatto. Allora, diciamo che... Quello che abbiamo appena visto, ecco, scusa. Sì, lì ho lavorato, peraltro l'ho girato a casa mia qui a Los Angeles, era il primo anno che vivevo qui negli Stati Uniti, e tramite comunque i social media lavoravo con questo brand di creme, e dunque avendo lavorato comunque nel marketing facevo molto più planning per loro a livello manageriale, e dunque quello che avevamo creato era un commercial che abbiamo fatto la regia io e Lionfly, che poi sono una produzione che sono qui in America, tra cui Simone Laria di Michele, che è una mia amica, anche fa parte di questa produzione, e abbiamo pensato di creare questo commercial per poi, insomma, che veniva poi sponsorizzato su dei vari canali qui negli Stati Uniti e che poi mi ha portato a avere una copertina qua su US Weekly e su Extra TV, quindi è stato molto bello. E dunque diciamo che è bello perché mi ricordo innanzitutto era estate, il piano è stata la prima cosa che ho preso per casa, cioè tutti pensano, non avevo il divano, non avevo la TV, ma ho preso subito il pianoforte praticamente. Ed è stato bello perché il piano comunque è stato un amore per me fin da quando sono piccola e che ho smesso per 10 anni. E quindi quando sono arrivata qui ho risentito forte la passione per il pianoforte ed è stato molto bello perché comunque avevo smesso un po' per dolore, perché avevo perso mia mamma e quindi non volevo più suonare il pianoforte, e poi insomma non potevo staccarmi da quello che poi sei, no? Dall'anima che hai dentro, e decisamente il piano è una delle mie espressioni preferite. A livello proprio di soul, di anima e di emozioni, quindi sono contenta che è tornato. Puoi scappare dove vuoi, ma la musica e l'arte ti viene a chiamare sempre, ritorna, sì. Io ne sono convintissimo. Mi hai dato un assist, perché proprio volevo parlare, proprio come la tua prima esperienza
lì in America, perché ti abbiamo, dalla tua bio sei stata a teatro anche in Italia, hai calcato dei palchi molto importanti, e invece volevo capire la differenza. Appena sei arrivata lì, sei andata dritta, sei andata, o hai avuto una tua prima emozione, ecco, quando hai messo piede su un set americano a Los Angeles, che si prova? Ecco, Giulia, ce lo dici un po', cosa si prova? Beh, sicuramente, allora, bisogna dire una cosa, che le persone pensano che quando vieni a Los Angeles, hai visto, hai già l'accesso al prossimo film di Steven Spielberg, non è proprio così, non è proprio così che va la cosa, insomma, non te lo danno col biglietto aereo, e non ti danno nemmeno, cioè, non, è vero che ci sono molte opportunità qui, però non è proprio automatico, diciamo. Quindi quando sono arrivata qui, il mio intento era quello di cercare di ambientarmi, di cercare di avere tutto, di capire come funzionasse, e in quell'anno poi ho iniziato a lavorare. Quando sono andata sul set, uno dei primi set era un video musicale di un famoso artista giapponese che faceva hip hop, pensa, e grande, immagino la situazione, ed era divertente, tipo un Gangnam Style, sai? Sì, no, vabbè, divertentissimo, però nel senso, mi piace la loro organizzazione, mi piace il modo in cui si approcciano, comunque tutta la produzione era americana, e il secondo set era il video di Bad Bunny. Quindi un altro video musicale, io amo i video musicali, però innanzitutto. Cioè, infatti sei stata anche in uno di Amy Schilla, hai partecipato a vari video musicali. Insomma, sì. Io amo i video musicali, cioè per me è proprio un'espressione bellissima tra musica e immagini, vado pazza, quindi io sono contentissima quando c'è un video musicale da fare, io. Quindi fare un video musicale già mi piace, che sei sul set e c'è tutta musica, quindi di solito, sai, quando c'è il film comunque c'è un po' più, no, di tensione, un po' più di silenzio, invece almeno col video, no? Stare buoni, stare zitti. Buoni. Invece col video, insomma, è più, un po' più gioiosa, anche se mi piace ovviamente in entrambi i casi, sono decisamente diversi. Sono andata sempre in quell'anno, ho lavorato nella produzione di un film americano, e Est Europe. L'emozione, Giulia, la prima impressione, hai messo piede lì, vediamo proprio, proiettati sul primo set, vai indietro nel tempo, dici la mattina prima di uscire, sei andata, come si dice a Roma, scialla, tranquilla, oppure... Però sì, hai saputo, qual è quello? Io switcho, cioè nel senso, io posso avere, sono fatta così, cioè io posso avere un sacco di, sono una ansiosa, quindi prima che vado sul set, ansia a non finire, tutti questi pensieri, sai, oddio, se poi faccio una figuraccia, oddio se arrivo tardi, oddio, no? Tutto quello che ci diciamo tra di noi per sabotarci. Però ecco, io appena metto il piede lì, io cioè, switcho personalità proprio... Via. Quindi non, cioè, perché mi sento che appartengo a quella sfera, non mi sento esclusa, quindi quando entro su un set io, come dire, on il posto, non mi sento un'intrusa, quindi quando sto lì è eccitante, perché non ho tutti questi pensieri e non vedo l'ora di che facciamo, sono tipo una bambina, e quindi e adesso quindi anche durante le attese non ho quella cosa di devo aspettare, ovviamente nessuno piace attendere, ma certo. Io sono su tutto un tipo su un disco volante, che ogni volta che sono su qualsiasi set, in qualsiasi cosa, io trovo un modo sempre per cioè volo alto, capito? Già sono contenta di stare lì, essere circondata con le telecamere. Mi piace parlare con tutti, a volte alcuni set sono più friendly, altri un po' meno, no? Magari, ovviamente. Certo. Una delle cose che mi ricordo invece che mi ha preoccupato sul set è questa, che quando devi compilare tutti i documenti, no? Si chiama W9,
e W2, sono due form che compili qui. Ecco, lì ho avuto un attimo di nightmare, ho detto, oddio, se sbaglio una cosa finisco in galera qua in America, e chi lo spiega a gente? No, no, perché questo lo vogliamo dire, scusa se ti interrompo, lì non per niente si fa una causa, non per niente si rischia di andare in galera, perché lì se rischi il fatto, quindi si intestano case, si vendono. Io ero impauritissima di compilare la prima form, penso, ho chiesto tipo tutto lo staff 20 volte, ma stai sicuro? Ecco. Ma quanto sono lunghi i form lì, i contratti? Come... Non è che mo ti sta a fare come si fa in la room, perché sappiamo, lunghi. Ecco, questa è una cosa che... E poi prima di entrare sul set devi compilarli, quindi c'è proprio un momento di compilazione. Ecco, il momento di compilazione, la prima volta io ero scioccata, perché poi c'erano delle domande di cui... Ovviamente appena arrivata lì, no, avevo appena avuto tutte le mie cose per lavorare, però certo. delle domande di cui non sapevo niente, esenzioni, cose... Io non lo so qua quanto chiari, ma chi è che me lo deve dire questa cosa? Io non so niente. Disperata, grandiosa. Volevo con te vedere alcuni frame di altri passaggi, anche perché non l'ho detto all'inizio, ma soprattutto tu hai lavorato con dei grandi brand, ma soprattutto come modella, ripeto, sono due frame, li faccio vedere uno dietro l'altro, però rientriamo e poi riusciamo, perché questo mi è piaciuto anche di te, perché hai tantissimo, potremmo fare lunghe puntate di ore, però abbiamo scelto, sei stata anche accurata di mandarvi un po' di materiale velocissimo, perché mi faceva piacere chiacchierare con te. Questo è il primo. Eccoci qua, ci vuoi raccontare di questo qui? Ed eravamo insieme al tuo video, prego, vai. Allora, questo era un commercial che abbiamo fatto per un profumo che io amo, uh-huh. e che si chiama Juliette, per questo che già lo amavo dal nome, no? Uh-huh. Juliette Sagano, quindi proprio super vendicativo, adoro. E amavo il profumo e comunque mi sono ritrovata a parlare col brand su Instagram e abbiamo deciso insieme di creare una serie di video per il brand stesso. E quindi, insomma, diciamo, in questo e un altro che abbiamo fatto anche, diciamo, parte della regia ideazione della cosa. E quindi vabbè, mi piace perché comunque, come ti ho detto, sai, mi piace il commercial, mi piace il video musicale, perché diciamo in qualche modo è sempre connesso musica e immagini, musica e immagini. Io amo questo tipo di connubio sempre, quindi anche quando non ci sono parole mi piace molto l'idea che lascia un po' all'immaginazione. Vediamo il secondo, che è l'altro pure. Eccoci qua, questo è un piccolo estratto. Fatto. Ecco, vai, dimmi. Questa è la pubblicità della Martini. Sì. Uh-huh. Che ho fatto anni fa, 2015, 2016, chi lo sa, 2015. Pertanto ricordatelo, ecco. Questo volto viene da lì, ha fatto tanti viaggi e poi è a Los Angeles, si è prestato il proprio volto, come sappiamo, per tanti lavori. Mi piace quello che hai detto, perché quando si è sul set
spesso dicono è una noia mortale, inizio a fare tante storie, così colà, invece essere curioso. La tua curiosità ti porta anche dietro la macchina da presa, ti porta anche a ideare, sei attrice imprenditrice. Infatti, due parole proprio vorrei che, se ti va, di spiegarci un attimino proprio la differenza nel non è che adesso faccio come nella room che ti chiedo il consiglio, però semplicemente come funziona il rapporto tra agente, attore, o c'è una comunità che magari ci si aiuta tra uno con l'altro, perché mi piace questo scambio che si crea con tra attori, quello che mi hai raccontato anche l'altra volta. Beh, direi che qui è diverso, nel senso che no, agenzie in generale non, cioè il rapporto con le agenzie, agente manager è un po' diverso da quello che abbiamo qua in Italia, perché che abbiamo in Italia e rispetto a quello che abbiamo qui, perché qui è un po' diverso, a volte è un po' più difficile magari trovare una rappresentanza per vari motivi che poi possono variare, ma c'è molto molta collaborazione tra scusa. Prego. Tra noi attori, tra noi comunque persone che lavoriamo nell'ambiente e siamo tutte persone che non vogliono fare solo una cosa all'interno, cioè perlomeno le persone con cui mi rapporto io. In generale vado sempre, mi trovo sempre molto di più ad avere amici che stanno in regia, che sono registi, che sono DOP, che sono fonici, editor, e quindi viene facile il creare idee insieme, perché comunque alla fine stiamo parlando di una cosa e senza volerlo ci viene un'idea su qualcosa e la vogliamo rendere viva, no? Quindi diciamo che il fatto di che qui comunque tutti quanti, la maggior parte delle persone vengono qui comunque per lavorare nell'entertainment, quindi è più facile che si crea uno scambio a livello di idee, quindi è più facile creare, perché se ho un'idea e a lui piace, a lei piace, a quello piace, che facciamo? La facciamo? Sì, la facciamo. E inizi. Quindi diciamo che è più propenso questo clima che comunque che ho attorno. Poi per me è una cosa, però magari qualcun altro ti può dare un'altra esperienza. Però per come la vivo io è molto facile dare subito, iniziare a creare. Perché tutti vogliono creare qui, tutti vogliono comunque dare importanza alle loro idee e al teamwork. Guarda, è importante quello che stai dicendo, perché c'è un interscambio. Qui il cinema indipendente è visto come cinema di serie D, piano piano sta riuscendo a prendere sempre piega, ma grazie anche ai festival che stanno aprendo le porte, perché magari un film indipendente con un low budget riesce a dare una qualità pazzesca, e si stanno prestando anche piano piano anche attori di fama anche a questi prodotti, perché hanno capito che magari in un regista emergente o un produttore, un neoproduttore che ha da poco da investire, magari dietro c'è una vera e propria passione, anziché aspettare mesi e mesi per una big production che poi non sai mai. Io ho visto anche film fermi di cui ho partecipato, Luisa San Felice è stato 6 anni fermo, che era una coproduzione tra l'altro, Italia-Francia, bellissimo, film in costume, però 3 o 4 anni fermo, però piano piano si è fatto, per questo mi piace. Come dicevamo, tu hai detto tanti e tanti anche rotocalchi, a me piace usare anche termini un po' arcaici, magazine, newspaper, weekly, ti hanno scritto di te, ti hanno recensita, e tanti da Roma al Twi che hanno parlato di te, perché nella bio che ho studiato, prometto che ho studiato, da non secchione, però ti si può trovare anche su tante serie, anche italiane, come proprio c'è ancora Prof, e tante altre che out of the screen. E te ti stai imponendo anche sulle piattaforme, che oggi è l'unico modo in cui ci si può rapportare con il cinema, che noi abbiamo ormai Netflix, Amazon e tante altre. Vorrei con te affrontare invece, vediamo un altro piccolo frame di Rapiscimi, okay. Il titolo,
e poi ci parli, perché l'ho fatto io un piccolo taglio, piccolo proprio perché vorrei che poi mi parlassi di questo bel prodotto, io dico così, perché si vede che c'è una bella qualità dietro, e poi andiamo avanti. No, I don't believe it. No, my husband will come. I'm sure of it. Please, say to Mr. Pong that we will solve the problem. Yes, I only need a few minutes. Yes, please, please. Nada, não respondi. Do hotel nas notícias. Ele não fez o check-in ainda e ninguém ouviu. Continua a tentar? Sim, continua. Idiota. Eccoci qua. Allora, vorrei che me ne parlassi ben bene di questo prodotto, perché poi abbiamo visto anche un altro frame, però ho voluto scegliere questo qui perché a parte si vede proprio il ritmo, a me da regista poi il ritmo della battuta subito nel linguaggio, e mi piace molto anche vedere le tue trasformazioni anche. Sì. Ti racconti il tuo ruolo, che produzione era, ci parli un po' di questo prodotto, grazie. Allora, questo qui è un film che si chiama appunto Rapiscimi, a cui sono molto legata. Abbiamo girato a Lisbona e nella zona sud di Lisbona, quindi un po' fuori. Allora, Alba Produzioni e un'altra produzione portoghese, quindi era una collaborazione tra varie produzioni. Gianluca Gargano il regista, Davide Manca era il direttore della fotografia. È stato bellissimo innanzitutto perché mi piace molto il film, un film comico, io amo i film comici. In questo film rappresentavo Giselle, che era una assistente di Talita, e Talita era la moglie di questo imprenditore che viene rapito per sbaglio da dei rapitori calabresi. Quindi è molto divertente la storia, perché è piena di comunque controsensi, cioè una serie di fraintendimenti uno dopo l'altro. È molto divertente anche perché mostra anche delle bellissime zone della Calabria, delle bellissime zone del Portogallo. Io ho girato solo nella zona del Portogallo. E interpretavo quindi questa brasiliana, quindi parlavo tutto il tempo tra portoghese e inglese, quindi è stato bello anche perché io il portoghese proprio non ne sapevo manco nulla, e ho dovuto quindi diciamo studiare bene le battute. Comunque ho avuto delle persone che mi hanno aiutato per la pronuncia, come doveva essere fatta in un determinato modo, e poi stando lì in Portogallo comunque mi sono divertita moltissimo anche con il team portoghese a parlare, insomma tutti, è veramente una bella atmosfera, bellissima Lisbona, stupenda, il team italiano favoloso, quindi Gianluca Gargano, Davide Manca e tutto il team. Conosco Davide Manca, il sì. Nome Antonello Resch era il truccatore e, dalla parte italiana, e quindi insomma diciamo che Paola Nazzaro che faceva i costumi, con la quale ho avuto anche ho iniziato un bellissimo rapporto di amicizia, diciamo è stato tutto veramente favoloso, come ti dico poi ogni volta che mi chiedono di un set io rispondo era bellissimo e dice ma come fanno a essere sempre bellissimo, e come ho spiegato per me è sempre un magico stare sul set, quindi non ho ricordi brutti su set in generale mai, quindi ogni emozione è sempre favoloso in una maniera diversa, per un motivo diverso, per un feeling diverso, però è sempre eccezionale stare comunque co-creare insieme alle persone che fanno il mio lavoro, che aiutano il mio lavoro a essere più facile grazie a tutte le persone che ci sono dietro, quindi non è solo la recitazione, poi in fin dei conti non si potrebbe fare niente senza tutto il team. A proposito di team, poi ti sei trovata a dirigere un team da una tua idea, voglio mandare il filmato, e poi sei libera di prenderti tutto il tempo che vuoi, perché stiamo parlando di uno short movie molto molto importante per te, che te ne vede regista, non ricordo se anche produttrice, poi dopo me lo dirai, che ha avuto molte
nomination all'Indie Film, a Roma Independent Awards e quant'altro, anche come miglior regista, nominata come miglior regista. Vediamo e poi ne parliamo. Where do you think you're going, lady? Memento mori. Memento audere sempre. Memento mori. Memento audere semper. Bello, che poesia. Io ho sempre in mente, ed è poi bello, amo la milonga, il tango, il Gotham Project con la revincia del tango, e mi piace, ma pura poesia. Voglio subito farti una domanda, poi ti lascio parola. Come ti è venuto in mente? Da cosa è nata l'esigenza di raccontare questo tipo di storia? Ecco, e realmente quanto hai impiegato e come hai fatto per realizzarlo? A te la camera, vai! Allora, nella mia idea è sempre stato importante, come dicevo, musica e immagini. E ho sempre scritto, in realtà ho sempre scritto comunque idee, ho idee sempre di storie, di storie che comunque mi interessavano, comunque twist, magari a volte non un'idea completa, ma piccoli twist che mi venivano in mente. E quando sento la musica ho sempre delle immagini che scorrono, no? E io amo il tango perché comunque, soprattutto qui mi sono ritrovata, amo la salsa, amo tutte queste bellissime danze. E il tango è stata una delle passioni che ho scoperto qui in America. E quando ballavo, quando sentivo la musica del tango, ho sempre avuto... Dico, mi piacerebbe fare qualcosa, sai, avere un'idea. E dunque, alla fine, non lo so, io un giorno ho deciso, ho detto, io voglio fare qualcosa, magari
facciamo un piccolo così commercial, una piccola cosa, un piccolo, vediamo che succede. E quindi ho parlato con una mia amica che anche lei è regista poi. E ho detto, ma perché non facciamo questa cosa? E lei mi ha detto, ma sì, dai, ok, le è piaciuta l'idea. Dopodiché, alla fine, comunque, José, che è l'attore, era una persona, è diciamo un ballerino che lavora alla Descarga, il posto in cui ho girato, dove poi ha girato il video Safari, Pharrell. E vari video, insomma, musicali importanti. La Descarga è un bellissimo posto qui a Los Angeles, molto famoso soprattutto per la salsa, per il merengue, la bachata e il burlesque. E il primo ballerino è appunto José. E lui faceva delle lezioni nelle quali io l'aiutavo con le lezioni, quindi facevo insieme a lui, ballavo la salsa. E quindi subito mi è venuto in mente lui, subito il posto, perché il posto, io amo quel posto ed è bellissimo. E poi sia che comunque ha fatto l'ultimo video di Lady Gaga, 911, è un attore principale in quel video, quindi sono molto contenta per lui. E anche Alba, una bellissima ragazza, anche lei sempre coinvolta nella musica e anche lei comunque attrice. E quindi diciamo, tutte queste persone che erano disposte e volenterose a fare qualcosa insieme. E tutto è venuto facilmente, se devo essere onesta, nel senso che alla fine è andato tutto più liscio di quello che pensavo e si è creato un po' da solo. Non ho messo troppo effort mentale nel farlo. In realtà era solo magari più paura che avevo di crearlo piuttosto che nel praticare, nel fare le varie cose che sono Realizzarlo successe. in vero e Sì, proprio una realizzato. volta che ho fatto pace con l'idea e ho tolto un po' le paure di mezzo, ecco, allora lì si è svolto tutto da solo. Sì, ovviamente ho dovuto fare delle azioni, però non lo so, era come se io Com'è credo molto. stato, una domanda, com'è stato dirigere ed essere attrice? Che Ah, difficoltà? Eccola là, vai, beh, vai. la prima volta per dirigere e recitare, più ballare, capito? Non me la potevo Brava. inventare, è più difficile, perché il ballo cioè nel cinema non è come ballare normale, ovviamente è più complesso. In più un tango, quindi già difficoltà. In più Campi passare alle contro varie. campi totale, devi ripetere, No, ripetere, veramente io quel giorno stavo dando un po' di matto, onestamente, perché avevo un sacco di cose da fare, in più dovevo interpretare, in più dovevo ballare, in più dovevo pensare, oh mio Dio, quindi per forza sono grata del fatto che ci fosse la mia coregista, quindi Simona, dietro la camera e che comunque avevamo insieme, mi ha aiutato comunque, perché altrimenti da sola sarebbe stato veramente difficile, perché comunque è tutto un insieme di cose da gestire poi alla fine, quindi Giulia, non una lo cosa so. ti volevo chiedere proprio tecnica, proprio al montaggio, le scelte dei colori, proprio dell'ambientazione, diciamo la Ah, color quello correction. importantissimo. Ecco, quello, ripeti? Mia cugina e un'altra, e Federico, insomma, sono due editor e loro mi hanno aiutato in questa cosa. Ovviamente io sono stata presente tutto il tempo, Certo. quindi la scelta dal footage e poi tutte le scelte, non so quanti cut abbiamo fatto, tipo 20 cut prima di arrivare a quello che pensavamo era finale. Poi la scelta delle musiche è stato un altro paio di maniche, perché ovviamente no, Certo. le library, royalties, eccetera, eccetera. Ecco, quella parte lì è stata molto, tipo, oddio, non ce la faccio, oddio, non ce la faccio. Giulia, lo vogliamo dire che a realizzarlo lo realizzi con tutto l'esaurimento, tra virgolette, che è il piacere che poi ti manca. Appena hai chiuso l'ultimo chuck, hai fatto l'ultimo frame che poi noi vediamo in frame, però le ultime battute, quando si dice il film è finito, si fa l'applauso, già ti manca, però non è mica finito la No. post-produzione, i No. concorsi,
quello che voglio no, andare a arrivare è tu... lungo anche poi il sito, comunque la presentazione, per stampe, quant'altro, la pubblicità, la collocazione, una cosa è tanto, però io dico che hai creato una piccola bomboniera anche a livello sociale, che poi è diventata una bomba, perché tu hai perorato anche delle cause, ti sono stati dati dei riconoscimenti, e quello è importante per le varie nomination. Come ti sei sentita quando hai visto che la tua, diciamo, io li chiamo sempre figli, la tua realizzazione, che l'hai partorito, l'hai realizzato, il figlio è andato a scuola e ti sta portando poi dei risultati. Cosa hai pensato? Che brava mamma che sono! Guarda, mi piace piuttosto, sono molto contenta dei risultati e sono sempre molto felice quando ci sono. Mi piace molto vedere la reazione delle persone al corto, in realtà. Amo stare nella sala quando c'è, perché voglio vedere come reagiscono, perché a volte non... Sai, io penso che noi creiamo qualcosa con una certa idea, però non ci rendiamo conto di come le persone lo prendono o meno, capito? Uh-huh. E mi ha fatto molto tipo effetto vedere che comunque c'era molta ironia da parte delle persone, c'è molta tipo, no, sai, risata. Quindi questo a me fa piacere, questa cosa, onestamente, che non... Ed è un po' quello che volevo, prendere alla leggera degli argomenti che a volte sono abbastanza pesanti, quindi questo mi fa molto molto piacere. Quindi mi piace suscitare il sorriso tra le persone e sì, sono molto contenta di tutti gli award che ho ricevuto, sono contenta per quanto riguarda soprattutto la comunità LGBTQ comunque best female women che mi piace supportare in quanto sono tale, ma una cosa che io tengo sempre a specificare è che il mio essere pro donne non vuol dire che sono contro gli uomini, assolutamente. Io non vedo una guerra, cioè non vedo una dissonanza, nel senso sono molto pro, ma non do il dito contro gli uomini, onestamente. Quindi non mi scateno contro la parte maschile, anzi io sono supporter anche di quella fascia, insomma. In questo caso mi piaceva trattare questo tipo di argomento, però non voglio che si... Che possa, cioè, se mi permetti, non metti esaltazione da un lato o da un altro. È tutto un pari merito, è voluto fare un omaggio alla, diciamo, neanche al momento di quello che sentivi dentro, di portarlo fuori, perché poi, visto che ne sei anche la scrittrice, la sceneggiatrice, per questo dico da cosa parte, ma nel senso dico sempre, noi scriviamo ciò che ci appartiene più di tutto. In quel momento hai sentito quel bisogno, l'hai messo fuori, l'hai messo in una maniera egregia, perché non solo per quanto concerne stesso nella comunità, nelle categorie, bla bla bla, hai creato un bellissimo prodotto, e sincero, perché oggi è la prima volta che lo vedevo, e l'ho visto con te, perché l'ho mandato in piattaforma, e ho guardato con la minuziosità di tutte le scelte, io mi piace dare sempre degli aggettivi, elegante, l'eleganza, qui si trattano gli argomenti, è sempre la cosa più importante, perché quando si toccano, siamo tutti borderline quando scriviamo o cerchiamo, siamo sempre su una linea sottile che poi, se sbagliamo, ci vuole una piccola sciocchezza per farti trovare subito nell'esasperazione e esagerazione. Invece, vedi, pure un bacio con la delicatezza, con... C'è tutto, perché poi ricordiamolo che è un avvicinamento, il tango proprio, una danza, un ballo che racconta già tutto. Per questo è bello che la musica che sia tornata e che si faccia sempre strada nella tua vita e ti conduca sempre ai video o quello che è la tua marcia. Perché i miei maestri dicevano sempre, trova la tua marcia e vai lì, poi studi. Hai studiato tanto con i metodi Strasberg, l'Actor Studio, tanti tanti studi, quelli ti servono, ma poi la tua strada la porti sempre avanti, la fai ad occhi chiusi, si dice sempre con la mano destra o con il piede alzato. Poi che tu sia capace in tutto, questo è anche
una, diciamo, sono gli skills che poi uno raggiunge come gli skills che ti piace tanto il tiro a segno, visto anche dei video. Io non mi faccio mancare, io ti seguo, I follow you. Sei anche all'interno di vari festival, che oltre a vederti protagonista, ne sei anche la direttrice creativa del London Rolling Film Festival. Ce ne vuoi parlare un attimino? Perché io poi devo mandare un altro omaggio video, e così la persona che è anche connessa con noi, ne parliamo anche del prodotto che avete realizzato assieme proprio durante la quarantena. Assolutamente, allora devo dire che amo appunto i corti, amo far dare spazio a tutte le persone che come me vivono questo sogno di poter creare tramite le immagini, tramite la musica e tramite i film, e insieme ad Alida Pantone, che è una mia carissima amica, un'attrice, produttrice, regista anche lei, diciamo che Alida mi ha coinvolto nel suo progetto che è il Rolling London Film Festival, e è un progetto di cui sono molto molto felice, perché è un bellissimo festival che aiuta il networking, che è una cosa molto importante, e amo il fatto che Alida sia stata in grado di gestirlo fin dalla prima serie a Londra e aver coinvolto tantissime persone, quindi questo le fa veramente onore. E quando ci siamo insomma rincrociate nella strada delle nostre vite, perché noi ci conosciamo da tantissimi anni, e quando abbiamo avuto modo di poter scambiare varie idee, insomma io e Alida siamo sullo stesso livello, insomma, di idee e valori, e di quanto ci piace poi quello che facciamo e quanto vogliamo dare agli altri. E dunque è stata una scelta ovvia quella di collaborare insieme per il suo festival e in tutti i progetti che ci hanno comunque... Che tra poco non sveliamo, vediamo l'immagine dell'ultimo progetto che avete fatto assieme, se è l'ultimo... Nel frattempo lei ci manda cuori, ti manda cuori e ti scrive: super Giulia, eccoci qua. No, una ragazza molto molto, abbiamo intervistato, l'abbiamo avuta qui anche davanti alle nostre camere e in on streaming, ci siamo fatti una chiacchierata anche con lei, ed è bellissimo quello che stiamo anche condividendo, e sono entrato a far parte anche del vostro gruppo di letture e quant'altro su Clubhouse, e dopo ne parliamo proprio per pochi minuti, perché poi ti faccio iniziare la tua bella giornata lì a Los Angeles. Allora, volevo invece con te anche mandare questo little trailer, anzi il trailer ufficiale, dove vede anche protagonista una signorina che ci sta mandando i cuori. I'm not playing this game. What truth? I hate you! I don't know who you are, but you've crossed the line! You're gonna pay for this. Eccoci qua, tornati da te, e abbiamo visto che è già uscito ad Halloween, e grande, grande prodotto, grande interpretazione, perché ho visto anche varie spezzoni. Dove lo possiamo vedere, di cosa si tratta, e soprattutto delle varie nomination che anche lì hai avuto, come attrice non protagonista, correggimi, Riddle of the Zoom, come viene la pronuncia? Sì, okay. Allora lo possiamo trovare sia su Instagram, e abbiamo la pagina Instagram, perché comunque originariamente è una serie TV che è stata creata proprio per i social media, quindi per Instagram. Abbiamo la pagina Twitter, e sul sito Riddle of Zoom potete trovare poi tutti gli episodi, e però quelli sono anche sulla pagina Instagram, quindi
Scegliete voi quale metodo preferite per vederlo. È molto breve, nel senso che sono 7 episodi, ma sono tutti comunque molto di 3 minuti massimo, quindi non è una cosa pesante da vedere, ma è molto breve, fatto appunto per le piattaforme sociali. Molto divertente. Parlami un attimo, perdonami, anche della realizzazione, perché è fighissima come l'avete realizzato, prego. Allora, abbiamo realizzato ognuna durante il lockdown, da un'idea di Rachele Fregonese, e è stato molto bello perché appunto durante il lockdown non ci si poteva vedere, non ci si poteva comunque avvicinare agli altri per creare. Abbiamo grazie ad Alida, grazie a Rachele, siamo riusciti a comunque trovare il modo per girare insieme. Dunque abbiamo girato tramite Zoom e il modo in cui l'abbiamo fatto è stato facendo una sorta di self-tape, ma con la direzione e con le battute live su Zoom. E poi tutte le immagini che abbiamo raccolto sono state messe insieme e hanno creato quello che poi vedete, e che è stato creato da Rachele, da Alida, e da hanno aiutato in questo progetto, che amo tantissimo perché comunque è divertente, è horror, è una cosa diversa dal solito. Il modo in cui è stato realizzato è veramente geniale, secondo me. Aspetta, ti abbiamo perso per un nanosecondo, Giulia, scusami, ti abbiamo perso per un nanosecondo. No. Stavi dicendo il modo in cui l'avete realizzato, siamo rimasti lì, ti abbiamo perso solo 2 secondi. Il modo in cui l'avete realizzato, sì, è lo streaming questo, il modo in cui l'avete realizzato, pertanto è stato bene perché avevate le battute su Zoom, poi da lì. Le battute erano date su Zoom dalle altre attrici e c'era la regista che è Rachele appunto, e Alida ovviamente, e anche AJ, era il fonico e altre persone che ci hanno aiutato, presenti direttamente sul piattaforma Zoom, mentre avevamo queste direzioni, noi facevamo il self-tape, quindi mandavamo in diretta quello che stavamo registrando, di modo che sapevamo quali take stavamo prendendo, facevamo un tot di take e poi ovviamente li mandavamo e poi si passava la scena dopo, così per tutte le scene, e dopo ovviamente è stato tutto un lavoro di editing e di post-produzione, giustamente. Per unire il materiale, perché comunque essendo che nessuno di noi si vedeva, eccetera, eccetera, quindi tutto il materiale poi doveva essere mandato e messo nella forma in cui lo vedete oggi poi. Benissimo, e Alida ci scrive anche, ci ricorda anche il sito www.riddlezoom.com. Grazie Alida, e soprattutto adesso siamo proprio alle battute finali, che ti lascio ancora una volta la camera, ci lascio un saluto per i tuoi connazionali, per gli amici che ci hanno seguito sino adesso, a te la camera, e qui al contenitore di emozioni un'ultima tua piccola emozione e poi chiudiamo assieme. Allora, grazie a tutti innanzitutto, tutte le persone che oggi sono state qui, innanzitutto grazie a te James, grazie per questa intervista, e vabbè, un saluto alla Lida che è sempre presente e un saluto a tutti gli altri che non conosco, spero di conoscervi presto. E niente, se devo lasciare una frase, io penso che vorrei che tutti quanti potessero alla fine trovare la forza e il desiderio di trovare la forza più che altro e il coraggio di seguire i propri sogni anche quando sembra difficile, perché è quello che poi ci rende veramente felici. Quindi non vi negate la felicità, ma anche se sembra difficile, insomma, cercate di trovare quello che vi rende felici e proseguitelo sempre, perché comunque nessuno ci dà la certezza e la garanzia che saremo eterni. Quindi giusto, grazie mille, bellissime parole, grazie ancora, e io direi just do it, come la Nike, come le grandi frasi di Michael Jordan, che sono dei motivatori. Poi davvero fallo, facciamolo, agiamo, e mi piace perché quello che avete fatto e chi quelle come voi non sono state ferme durante la pandemia, ma questo tempo è prezioso, pertanto il lockdown va preso per diciamo
per i capelli, oppure va preso proprio di petto, ecco, e si dice che vuoi, mi fa perdere tempo, io creo. Intanto grazie ancora, grazie a tutti, grazie a te, ciao Franci, salutiamo un altro collega, ma anche DJ, speaker, editore, sono tutti artisti e sono amici anche come te con Alida di vecchia data che ci seguono, e ho grande piacere, immenso onore di averti avuta qui per noi e con noi, ma io come sempre dico, se ne vedranno delle belle, perché questo volto qui di fianco la vedremo, non sveliamo ancora nulla, perché quando mi intervisto dico, ma ci dai delle tue? No, poi lo saprete. Allora, ancora grazie, ti lascio al tuo... Grazie. Che ore sono lì adesso? Più 9... 51 del mattino. 51 del mattino. Stai lì 2 secondi, chiudiamo assieme, così ci salutiamo fuori dagli screen, e alla prossima, al prossimo appuntamento, che è venerdì, per un'altra intervista, e ci vediamo. Ciao a Los Angeles, ciao. Ciao.